Amici radiofonica.com, siamo qui in compagnia di Ludovic Flaschen, ha tenuto compagnia a Perugia per un mese, ha tenuto qui presso il Centro Universitario Teatrale uno stage, un laboratorio, e ieri è stato anche a Spoleto al Festival dei Due Mondi e ha parlato di un argomento importante per l'attore, che è il silenzio. Io le chiedo, che cos'è il silenzio? Quanto è importante il silenzio per l'attore? Il silenzio è la matrice di tutte le cose. Si può dire che le cose nascono dal silenzio e finiscono nel silenzio, e nascono nel silenzio e finiscono nel silenzio. E che sia questo nascere e finire senza fine. Una caratteristica importante dell'attore? L'attore deve avere? Quello vero, sono tanti criteri, dipende dal stile del teatro anche, ma soprattutto capacità di reagire, e di reagire immediatamente avere i sensi aperti, soprattutto essere maestro della comunicazione con se stesso, con gli esseri umani, senza macchine, senza niente. Io sono co-creatore, diciamo, co-animatore di questo teatro laboratorio storico di Grotowski, anni 60-70, sì, e per noi la cosa principale era la comunicazione in contatto tra gli esseri umani senza mezzi tecnici, senza microfoni, senza schermi, senza macchine. Allora, ora quando inregistriamo queste mie parole mi sento eretico e traditore, perché parliamo alla camera, ma grazie a te che sei tu, almeno essere umano. Una donna. Un ricordo di Grotowski che vuole condividere con noi? Sono tanti, erano. Ci abbiamo conosciuto, lui è morto nel 1999, mi sembra. E ci conoscevamo. Più di 40 anni, allora sono tanti, tanti ricordi. E la sua immagine nella storia del teatro è l'immagine di un uomo molto serio, molto, come dire, esigente, con la distanza, ma è meno conosciuto quello che era un grande uomo degli scherzi. Allora i miei ricordi con Grotowski sono, è il comico che ha successo tra di noi, e anche lui ha scritto e pubblicato questo, non so se in italiano, che tra di noi c'era un'amicizia, un lavoro serio, ma anche che siamo stati tutte e due come i buffoni di circo, Agosto e Coco,
Io non so chi era Coco, chi era Fausto, perché abbiamo fatto tanti. E questo che mi manca Grotowski, con un uomo con chi si può fare il comico, scherzare. E i nostri scherzi erano anche molto cupi, molto, come dire, era anche humor nero. Humor nero, perché la nostra vita non era una pastorella. Abbiamo vissuto la guerra, abbiamo vissuto come bambini, abbiamo vissuto nei tempi difficili del totalitarismo, del sovietismo. Io ho vissuto anche la deportazione in Unione Sovietica, ma voglio dire che quando si ha questa vita apocalittica, si ha un humor molto speciale. Questo humor è nelle opere di Grotowski anche, è come sottofondo invisibile, humor dell'uomo che vive Apocalisse, ecco, ma si ride. Si ride. Grazie. Noi ringraziamo Flash e alla prossima intervista su radiofonica.com. Grazie.